un film per, sul Capitano Marvel, cioè lo hanno fatto dopo il tuo film. No, non è un dopo, è un remake. Sì, sì, sì. Certo, certo. Ti hanno anche pagato i diritti. È un remake del film, ed è basato sul film, non sul libro, perché noi avevamo appunto preso questo romanzone molto bello, di 400 pagine, che però aveva una struttura diversa, cronologica, cronologica con dei flashback nella stagione giovanile dei vari personaggi, quindi c'era materia per una serie di 12 puntate. Ma poi come venne il film? Come è venuto quello americano? Ah no, è interessante perché mentre lo guardavo con un misto di compiacimento e di imbarazzo, perché hanno proprio copiato le inquadrature, e proprio girato con gli stessi, e tuttavia con degli attori peraltro molto molto bravi, adesso non so pronunciare il nome di quello che fa Drew Eagle, Liv Schreiber, è uno famoso, dillo tu? No, anch'io. C'è Marisa Tomei che fa il ruolo che faceva la Blue Daisy, c'è, vabbè, bellissimo, Human Capital. Però hanno tolto totalmente, consapevolmente, io sono stato consultato peraltro all'epoca perché volevano un mio parere sulla sceneggiatura della scritta Over Moverman, che è un premio Oscar, e mi ha colpito che avessero, nel romanzo non c'era, ma loro non lo conoscevano nel romanzo, perché è vero che il primo incontro è stato, che cosa ne pensi? Io pensavo di ambientarlo nel Connecticut, e dov'è il romanzo? È ambientato, quindi non l'avevo neanche letto. Mi ha colpito che hanno tolto totalmente uno strato del film, che è l'aspetto dell'ironia, cioè c'è solo drama, noir, thriller, cosa che rende il film anche molto compatto, molto convincente, gli attori sono veramente molto bravi, è un regista che sa inquadrare, copia molto bene, certo, fa meglio di come lo fa. Sì, è uscito anche. Sì, è uscito. Lo trovi sulle piattaforme, se ti diverte, dopo 10 minuti forse non ne puoi più. Però è molto noir. Per esempio gli aspetti anche ridicoli dei personaggi che noi avevamo messo inevitabilmente, perché c'ho sta roba, c'ho sta malattia io che non riesco a vedere tragedia disgiunta dal ridicolo, mi sembra che sia la maniera per rendere più penetranti entrambi le cose, ecco, e quindi ho immaginato questa, sia il patetico immobiliarista che sgomita, sia la moglie della consorte del top rider di finanza con le sue rioncine sul teatro, con queste vite vuote raccontate anche con un elemento beffardo, quindi ironico, che era un film piuttosto nero, non era proprio una commedia. Anzi, direi che il tuo film meno commedia, quello è anche una natura un po' thriller in qualche modo. Film, perché dovete devi sapere chi è l'assassino, certo. È un film, però con elementi così, con la signora Bernaschi che dicono c'è la polizia. Cos'è la polizia? Cioè, perché giustamente dei privilegiati non hanno mai avuto una visita, o che fanno riunioni per i consigli di amministrazione, che c'è l'assessore leninista e dei trattini ironici, il tuo Locascio che fa appunto un professorino che sembra idealista ma in realtà è ambizioso e anche mandrillo e anche arrabbiatissimo, quindi con elementi anche di buffi, però certo è il mio film più oscuro perché non hai ancora visto quello nuovo che ho fatto anche con Marchiù, che è ancora più scuro, fammelo finire, sono ancora in una più fresca post-produzione. E quando esce la serie su un nuovo? Però vorrei almeno fare tutto il possibile perché non per avere tutto il tempo, perché tu sai il montaggio è fondamentale, poi una serie di cui non conosco la drammaturgia per episodi, e quindi è anche affascinante, però tempo.